le banche italiane devono prepararsi a migrare a Target 2 Securities. List, come le può aiutare in questa transizione? Allora, noi come List stiamo studiando e abbiamo messo a punto un prodotto per la gestione integrata della liquidità e tesoreria che permette ovviamente l'interfacciamento omogeneo ai sistemi di regolamento Target 2 e Target 2 Securities. Il nostro scopo è quello ovviamente di omogenizzare la visione della tesoreria, quindi di permettere una visione sia a livello intraday che a livello previsionale, il più possibile immediata, corretta e real time, comprendendo anche aspetti quali l'elevata flessibilità per quanto riguarda la ricezione di flussi informativi, di flussi previsionali, consentendo quindi di importare le necessarie informazioni, flussi informativi, senza dover mettere mano al software, fare nuove implementazioni e con il massimo quindi della configurabilità possibile. In particolare in ambito T2S la nostra soluzione prevede tutte le procedure per l'interfacciamento di CP, lato cache, quindi permette la ricezione della messaggistica a query unsolicited di T2S e dà quindi una visione integrata, previsionale, intraday dell'operatività in titoli, integrandola con la corrispondente operatività target 2. È possibile quindi avere in un solo quadro generale la situazione sia sul RTGS lato target 2 sia su i vari DCA. Ovviamente la soluzione è indipendente, flessibile rispetto alla struttura dei conti scelta, quindi visione accentrata, un solo DCA piuttosto che una visione decentrata con più di un DCA. Quali sono i vantaggi della vostra soluzione rispetto ad altre concorrenti? La nostra in primo luogo è una soluzione modulare, quindi il modulo T2S così come il modulo Target 2 ed EBA sono separati e paralleli. Abbiamo un'elevata componente tecnologica per quanto riguarda real time, cerchiamo di dare la visione il più possibile vicina a real time laddove possibile, utilizzando le nostre tecnologie proprietarie che ci consentono uno scambio dati efficiente e rapido. E infine l'elevata configurabilità del sistema, in quanto è possibile acquisire nuovi flussi informativi e anche fare il mapping dei dati, addirittura previsionali, recepiti da fonte esterna con una semplice configurazione applicativa e senza mettere mano al software.